Da da da, da da da, da da Ciao a tutti, allora ragazze, eh, recensione, parere, opinione del siero che mi è piaciuto tantissimo ed del ecco quale avevo promesso di parlarvi. Eh, vi chiedo scusa del rossetto un po' smerdato secondo me perché ci ho cenato e... Ehm... Non l'ho ritoccato perché adesso mi strucco e vado un po' a letto. Sono le eh, mezzanotte meno 10, eh, quindi ho anche questa pettinatura casereccia top eh, sportivo. Mi, mi perdonerete per la, per la tenuta così, ma intanto vi devo parlare di cose che. cioè l'importante è il succo di quello che dico e non la mia faccia. Però, però. C'è da dire una cosa, questo è il motivo del quale, per il quale eh, vi volevo appunto parlare tantissimo di questo siero, perché io sono troppo contenta, cioè io non ho preso sole no, eh, se non magari quel. Um, Quel pochino di forse colorito che si può avere eh, quando arriva l'estate, giustamente, ci sono più raggi. I raggi del sole sono, sono più intensi. Quindi, anche se noi non ci mettiamo al sole, io non lo faccio mai, anzi, cammino sempre all'ombra. Eh, non ho mai fatto da quando è arrivata l'estate grandi passeggiate all'aria aperta eh, non sono stata in posti dove sono stata tutta la giornata al sole diciamo che ho fatto tipo dalla, da casa alla macchina dalla macchina cioè poi ho guidato in macchina sì un po di sole uno lo prende oppure per andare a lavoro cose del genere quindi non è neanche da attribuirsi al fatto che mm, sono abbronzata perché come vedete questo è il mio biancore, cioè il viso uguale, no? Adesso sono completamente struccata, ma completamente, cioè non ho nulla tranne gli occhi e il rossetto. Avevo del blush, ma presumo che è un po' di terra qua, ma... Voglio dire a mezzanotte meno 10 mi sono truccata oggi a mezzogiorno in 12 ore col caldo che faceva penso che non ci sia più niente per cui eh, vi volevo parlare di questo prodotto perché io ne sono innamorata a me questo prodotto è stato omaggiato eh, quindi insomma ragazze torniamo al solito discorso fidarsi o non fidarsi della recensione è inutile che io vi dica eh, che io sono sincera perché non ha alcun valore. Ovviamente, perché che cosa dovrei dire di me stessa? Ehm, fatto sta che mille volte, ho, cioè io ho un sacco di, di robe che ho, ho ricevuto perché ne ricevo parecchie ultimamente, però non è che di tutte vi faccio il video. Oh mio dio, sono entusiasta. Credetemi che veramente questo prodotto su di me. Ha avuto degli effetti che io sono rimasta sbalordita, ma veramente sbalordita, perché da quando, cioè, o è lui o mi è successo un miracolo in questi giorni, nei giorni in cui success successivamente all'applicazione di questo prodotto, capite? Cioè, io ho iniziato a usare questo prodotto e. Immediatamente ho visto diminuzione degli occhiaie, diminuzione netta delle rughettine intorno agli occhi, cioè proprio la grana della pelle si è, è affinata, le discromie mi sono scomparse, eh, il colorito è luminoso, cioè la vedete da voi, cioè la pelle è una bella pelle, cioè io veramente, e sapete che uso... Per tutto l'inverno faccio uso di retina e una pelle molto esfoliata, molto di già di per sé, devo dire luminosa, perché punto molto sull'esfoliazione, che secondo me è la chiave per avere una pelle luminosa, soprattutto dopo una certa età, quando rallenta il turnover cellulare. E quindi ciò che la pelle non fa più di sua sponte, perché non abbiamo più 20 anni, e quindi appunto ribadisco, il turnover cellulare non è più così veloce, così come quando, così Oddio, mi sto impapinando. Come quando eravamo giovani, eh, non che non sia giovane, è una, una ragazza. Io adesso ho 44 anni. No, però non è che non siamo giovani, per carità. Poi 44 anni di oggi, secondo me, eh, con le conoscenze magari che si hanno, il fatto che magari ci si protegge dal sole, le creme che si usano, ecco, mh, sono magari un'età di 30-40 anni fa che poteva essere il trentenne, non lo so. Faccio per dire, no? Però ecco, parlo di giovani nel senso che a 15, tra i 15 e i 20 anni si ha un turnover cellulare velocissimo. Le cellule mh, vengono mh, cambiate molto spesso, quindi non si ha quell'inspessimento della pelle, quel grigiore, tipico poi purtroppo di quando man mano si invecchia. È uno dei um, problemi che dà l'invecchiamento, ovviamente. Per cui, eh, ribadisco, io aiuto moltissimo il turnover cellulare con l'esfoliazione. Sono una grande fan della spazzolina um, con cui lavarsi il viso, di tutti i prodotti esfolianti, eh, sia enzimatici, delle polveri enzimatiche, sia di quelle eh, ad azione esfoliante meccanica, quindi gli scrub per il viso. <coughs> Uso appunto gli acidi moltissimo, perché durante l'inverno uso una crema all'acido retinoico. Se non mi avete mai ancora sentito parlare di questo prodotto, vi lascio qua la serie di video dove parlo dell'acido retinoico e dell'acido alfa che per me restano fondamentali e insostituibili e a mio avviso mi hanno permesso di avere la pelle che oggi già 44 anni e del quale io modestamente sono molto contenta perché non mi sembra male insomma e quindi ovviamente voglio, eh, ho piacere di condividere visto che il mio canale è un canale beauty e di questo faccio qua insomma alla fine si chiacchierà di tante cose ma è abbastanza un canale incentrato sul beauty e sul make up condivido con voi questa, questa mia eh, esperienza con retinoico e glicolico quindi con gli acidi però non è che io abbia scoperto l'acqua calda lo si sa che sono prodotti eccezionali. Chiusa questa parentesi, ma giusto perché c'è qualcuno che magari può capitare in questo video oggi e quindi non ha, diciamo, un quadro di quello che io faccio di regola, eh, aggiungo appunto che sono una persona che non prende sole da innumerevoli anni, vado in Sardegna al mare, sto con il mega cappello, gli occhiali, la protezione 50 sotto l'ombrellone per tutta la giornata, cioè il mio viso non viene mai, mai esposto al sole, anche di rado quando faccio il bagno, perché ho di solito dei capellini che poi fine stagione regolarmente butto perché con l'acqua di mare si liquefanno, eh, possono essere capellini con la visiera, altri capellini che però spesso addirittura tengo quando sapete c'è molto molto caldo e si sta tutti immersi in acqua a chiacchierare con gli amici, eh, si sta sulla battigia, si sta uh, con l'acqua magari fino a qua alle spalle a fare due chiacchiere, io tengo il cappello e gli occhiali, se devo fare il bagno mi voglio tuffare, ovviamente no, però faccio il bagno e poi riesco, mi metto il cappello se devo stare in acqua Tengo il cappello quindi insomma questo è quello che io faccio. Non ho mai fumato, quindi anche questo aiuta tantissimo. Detto questo, quindi sono già abituata ad avere un buon riscontro della mia pelle. Non soffro di brufoli, non ho mai avuto un brufolo e ho una pelle del quale sono piuttosto soddisfatta. Eh, per cui non è che avessi una pelle tremenda e poi ho utilizzato un prodotto che è. Oh mio dio mi ha, mi ha fatto dire sono passata da una brutta pelle a una pelle meravigliosa no ho avuto una pelle che mi piace tantissimo sono molto soddisfatta ma vi giuro che io da quando ho, ho provato questo prodotto sono rimasta strabiliata perché non ho più dovuto usare il fondotinta e lo vedete da voi cioè questa sembra quasi una pelle che ha una base almeno io mi guardo allo specchio e dico sembra che io abbia la base quindi sono contentissima eh, da poco sono stata da Sephora per il lancio dei rossetti di Make Up Forever Artist Rouge. E anche la ragazza che era lì, che mi stava applicando il rossetto, mi ha detto: Guarda, assolutamente, cioè, non si vede nemmeno che tu non abbia la base. Davvero, complimenti per la pelle. Detto questo, che ho fatto un intro di 8 minuti, ma è necessaria. Quali sono i prodotti? I prodotti sono di questa marca. Sincro Line io non la conoscevo. Sono stata inviata, inviata sì, all'evento di presentazione di questi prodotti e ve li faccio vedere. Ma io non ne ho provati, non li ho provati tutti tranne uno, e perché l'ho provato? Adesso ve lo dico subito. Il prodotto che ho provato io si chiama Sincro Vit eh, ed è questo qua. Dice quando la natura incontra la scienza i risultati superano le aspettative ed è questo siero: ops, mi stava cascando tutto. Ed è questo siero da 5 ml, quindi veramente pochissimo. Ma ragazze, io l'ho utilizzato. Adesso vi dico esattamente la data, e ho finito di usarlo. Una settimana fa, adesso vi dico la data perché la controllo sul cellulare ed è questo qua Sincrovit pura vitamina C più um, come si chiama il siero? Liposomale concentrato anti età, no? Scusate, pura vitamina C più SOD più zinco. Adesso non so che cosa sia l'SOD, ma lo leggiamo insieme. Um, questo è il prodotto ed è praticamente un siero che viene venduto oh, separatamente con la polvere. Voi dovete congiungere la parte di polvere alla parte di siero, vedete sono 5 ml, e eh, praticamente eh, una volta che sono uniti il siero dura, se non mi sto sbagliando, 10 giorni. Sì, utilizzare entro 10 giorni dalla miscelazione della vitamina C. Allora io non è che sono pochi di 5 ml ognuno dice oh mio dio durerà niente io l'ho usato insieme a Pablo quindi il periodo che vi sto dicendo voi dovete raddoppiarlo se non di più perché Pablo va, secondo me mette un quintale di tutto, mette un, un quintale di bagnoschiuma, mette un quintale di crema esagero, gli dico sempre ma non puoi mettere tutta quella roba lì, vabbè lo voleva assolutamente provare e adesso io ne ho un'altra boccetta, non gli dirò che lo sto usando così me lo uso tutto io eh, comunque io che cosa facevo con questa boccetta, intanto Adesso vi farò vedere come la parte di polvere e la parte di siero facevo questo lavoro qua. La giravo in questo modo: tra l'altro, n'è ancora una goccia che userò stanotte, la mettevo, mettevo qua le gocce sul dito, andavo a metterle qua intorno agli occhi e dagli occhi stendevo e andavo su tutta la parte da qua, ok, da questo. Punto dell'occhio, quindi lo applicavo anche in tutto il contorno, lo stendevo fin qua fino alle naso labiali. Non ho fatto la fronte, non ho fatto il mento, perché secondo me cioè stiravo un po' quello che rimaneva però sapete quei sieri dove un paio di gocce senti che ti hanno fatto proprio il viso perché non devi idratare con questo poi metti la tua crema però senti che praticamente il siero ri si riesce a spargere su tutto il viso mettevo delle gocce qua tipo due o tre goccine proprio piccole piccole qua e stendevo su tutta questa zona ok metto a viso qua e qua e dall'altra parte facevo lo stesso e mi è durato, ora ve lo dico perché che controllo. Allora, usandolo insieme a Pablo mi è durato quasi tre settimane, quindi contate che in queste tre settimane l'ha usato pure lui, ragion per cui io direi che un mese e mezzo dura serenamente utilizzandolo da sole, ma poi vi farò anche sapere perché comunque adesso ne inizia una nuova boccetta, quindi c'è poco da avere dubbi. Allora, l'acido ascorbico, quindi la vitamina C è al secondo posto, vi dico soltanto questo, cioè l'inci è esattamente, ve lo vado a leggere, acqua e acido ascorbico al secondo posto. E poi ci sono tutti gli altri, secondo me più che altro, eccipienti del prodotto perché sono dimeticone le cittina, insomma tutte altre robe non è un prodotto bio ovviamente ma al primo posto c'è l'acqua al secondo posto c'è l'acido ascorbico eh, vi voglio far vedere come è la boccetta eh, quando ancora non l'avete utilizzata cioè non l'avete miscelata scusate allora il prodotto è fatto così vedete vedete che qua dentro non so se si vede c'è una specie di ehm, come dire rubinettino voi quando schiacciate questo lo aprite qua dentro il tappo c'è cioè la polverina che va a finire nel siero che vedete così ok quindi ci aggiungete il siero è eh, poco poco più di metà della boccetta e poi ci avvitate il suo cosino sopra e appunto procedete all'applicazione e dura 10 giorni dalla dal momento della miscelazione della vitamina C però io devo dire la verità ci ho messo un po' di più due settimane due settimane e mezzo secondo me, a occhio perché ho iniziato ad usarlo tipo il 6 luglio e eh, avrò finito il oggi è domenica 24 ho finito una settimana fa 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20 un sì, un due settimane, quindi sto larga sul fatto dei... Qua dice dieci giorni, ma io l'ho usato un due settimane, due settimane e mezzo forse è troppo, due settimane. Quindi in effetti forse durerebbe, ne ho messo un po' poco, però adesso rifletto sul fatto che forse usarlo un mese, però uh, se dice che dura dieci giorni, devo scrivere una mail alla ragazza che si è resa disponibilissima a darmi qualunque delucidazione. Um, il fatto sta che io l'ho utilizzato così come vi ho detto per due settimane e, e sono stata colpitissima da questo prodotto, vi volevo leggere qualcosa, dice siero liposomale anti rughe che esalta le eccellenti proprietà antiossidanti dell'acido L-ascorbico combinato allo zinco con l'azione enzim enzimatica della superossido dismutasi, quindi questo sod che, che leggete qua vedete dice eh, pura vitamina C più sod più zinco è appunto il superossido dismutasi detto appunto con l'acronimo S.O.D. Um, dice il tempo passa i risultati restano riduce la visibilità delle rughe sto leggendo al contrario dona tono e compattezza alla pelle leviga ehm, scusate leviga la pelle illumina il colorito favorisce la riduzione delle macchie aiuta a contrastare il fotoinvecchiamento allora è tutto vero ragazze tranne eh, aiuta a contrastare il fotoinvecchiamento che io non posso ovviamente dire che lo ha contrastato perché è un effetto sul quale devi crederci no? nel senso nel tempo usando questo il fotoinvecchiamento viene contrastato ma non è un effetto che ho subito io come visibile quindi... Su questo ovviamente lo dice, ma riduce la visibilità delle rughe, dona tono e compattezza alla pelle, leviga la pelle, illumina il colorito, favorisce la riduzione delle macchie. È assolutamente così. Eh, dice: Analisi a cura del professor Enzo Berardesca su 22 pazienti per 30 giorni di trattamento due volte al giorno. E io lo utilizzavo due volte al giorno, la mattina e la sera. Dice: Grazie alla specifica azione antiossidante dei suoi ingredienti, Sincrovit eh, C. Ostacola il danno indotto dalle specie reattive dell'ossigeno sia a livello cellulare che macromolecolare aiuta a contrastare il crono e fotoinvecchiamento favorendo la riduzione delle ipercromie cutanee e riducendo rapidamente la visibilità di rughe d'età e di espressione. Protocollo di utilizzo in relazione al grado di crono e fotoinvecchiamento. Dice: se avete un crono e fotoinvecchiamento leggero o moderato, te siete tra i 28 e 50 anni dice che può bastare anche una volta al giorno, preferibilmente la sera. Se avete un crono e foto invecchiamento avanzato, quindi oltre i 50 anni, due volte al giorno, mattina e sera. Io l'ho fatto due volte al giorno, perché devo essere sincera, io non mi ero neanche letta questo, ma l'ho fatto due volte al giorno e ho visto. Wow, risultati bellissimi. Dice detergere accuratamente la cute e quindi applicare il prodotto in modo omogeneo massaggiando delicatamente fino al completo assorbimento. La, dopo l'applicazione è possibile percepire una sensazione di pizzicore che normalmente scompare dopo pochi minuti. Non ho avuto nessuna sensazione di pizzicore, ma c'è anche da dire che la mia pelle è straabituata a essere trattata con gli acidi. Quindi questo proprio gli fa un baffo alla mia pelle perché gli acidi sono molto, molto più potenti. Infatti, io riesco a usare la, la tretinoina ogni sera, ma perché ho abituato la mia pelle. Ci sono cioè All'inizio chi fa il trattamento con l'acido retinoico può usarlo una volta alla settimana, anzi, poi, poi dopo la settimana, dopo ancora una volta alla settimana, poi due volte la alla... settimana, insomma vedete il video nel, nel quale ne parlo, quindi capite che la mia pelle è molto abituata. Cos'altro dice? Eh, maggiore stabilità del siero biodisponibilità ed efficacia dice assorbimento cutaneo dell'emulsione standard, assorbimento cutaneo dell'emulsione liposomale i liposomi fanno sì che il trattamento penetri molto più profondamente nel derma vedete queste figure rappresentano la, la differenza siero liposomale esalta le proprietà delle sostanze contenute nella formulazione favorendo la penetrazione negli esati più profondi della pelle e la protezione della loro struttura molecolare. Allora Uh, è un prodotto della General Topics SRL con sede a Salò Brescia. Trovate le informazioni su www.general-topics.com ma vi lascio in info box tutto sull'azienda che, che lo produce ma anche sul sito www.sincroline.it. Com. Eh, non so esattamente quanto costi questo siero, Perché eh, adesso guardo, allora, eh, lo vendono, uh, non so se anche da altre parti, io so che lo vende la si trova nelle farmacie. Quindi potete chiedere intanto alla vostra farmacia online, lo reperite nel sito di www.farmaciadepaoli.com. Se non ho capito male, è una farmacia di Brescia ed è venduto al prezzo di 49 euro per 6 confezioni però, eh, ragazze, attenzione. 6 confezioni da 5, va bene? Quindi 6 per 5, 30, quindi sono 30 ml. Ma ribadisco, mi informerò con la ragazza se bisogna sforzarsi di usarlo tutto o comunque. Sapete che magari hanno dato quel tempo 10 giorni come un pochino indicativo. 2 settimane a me è durato, quindi vi dico quello che ho fatto io l'avevo addirittura letto dopo che durava dieci giorni lo so, non, non mi ero... devo organizzare meglio però è, è, stato, è stato così e eh, no, eh, ho avuto risultati allucinanti eccezionali proprio quindi io lo compro, sicuro adesso ho questo perché il giorno in cui l'hanno ehm, ce l'hanno fatto vedere la ragazza che ce lo dimostrava ha proprio rotto la polverina eh, davanti a noi per farci vedere come si miscelava l'ha miscelato quindi poi aveva questo oh, gel questo siero, scusa da utilizzare eravamo in tante e ha detto vabbè lo do a lei che è la più anziana del gruppo quindi ne ha più bisogno e simpaticamente ha detto così lo posso subito lo, lo, ne, ne ho uno devo scegliere qualcuno andiamo per anzianità lo diamo alla Silvia e, e quindi niente io adesso uso questo lo porterò in vacanza sicuro Uh, ne farò dei cicli uh, di nuovo, lo ricomprerò di tasca mia, ovviamente, uh, super volentieri. Cioè per me sono soldi spesi benissimo, benissimo, sono veramente super soddisfatta di questo siero. Uh, vi ho letto un po', insomma, cosa dice il, il, sì, il depliant. Vi ho riportato la mia esperienza che è veramente positiva su molteplici fronti e sono stati risultati veramente molto visibili. Peraltro, io di questa azienda ho ricevuto altri prodotti che non ho però ancora provato, quindi non vi so dire niente. Ma siccome è veramente molto valido il prodotto che ho provato, io ve li segnalo come specifici per quel tipo di problema e poi però sappiate che io non li ho provati quindi non è che io vi sto dicendo che questi altri prodotti sono buoni come il siero, vi sto dicendo che il siero è molto buono e quindi sono propensa a pensare che facciano dei buoni prodotti e quindi siccome sono specifici per dei problemi che adesso vi dirò io ve li segnalo allora innanzitutto ho ricevuto vari campioncini che non vedo l'ora questa volta di abbinare al siero perché voglio vedere tutto insieme eh, come funge la questione i campioncini che ho ricevuto niente mi sta cascando tutto i campioncini che ho ricevuto ne ho uh, sei se non sbaglio si sì, sei da uh, non lo so, pochi ml, insomma sapete i campioncini, non c'è scritto. Eh, si chiama Perky Pearl P2 Cream um, Eccezionale crema giorno intensificatrice di luminosità con SPF 15. Dice Amazing Brightening Booster Day Cream SPF 15. Uh, 15. <ride> Ed è questa, aspettate che metto le altre qua nel sacchetto. Ecco. Eccola qua, ok. Penso che il tubo originale, eh, cioè full size, sia comunque così. Quindi anche questa, ideale da abbinare dopo. Cioè metto il siero e poi metto proprio la crema attivatrice di luminosità. cioè alla fine va in giro come un faro nella notte, proprio. Dice diciamo, quindi protezione 15, per cui ha anche un po' di protezione, ripeto io metto la 50 però niente vieta uh, di fregarsene dalla, dell'SPF di aggiungere poi il proprio 50 più sopra, no? quindi questa è una, poi uh, mi hanno dato sempre della stessa marca uh, Syncro Line appunto il Tio Spot Ultra con SPF 50 che è praticamente una crema depigmentante, questo volevo volevo tanto segnalare perché sono um, so che tantissime tantissime ragazze hanno problemi di macchie solari e cercano delle creme depigmentanti, quindi questa potrebbe essere un'alternativa da prendere in considerazione lo ribadisco non l'ho provata ma la serietà dell'azienda espressa nella potenzi nelle potenzialità che mi ha ehm, dimostrato il siero mi fanno pensare che sia un ottimo marchio dice crema depigmentante specifica per attenuare l'apparizione l'apparizione sto traducendo eh, eh, per attenuare appunto l'apparizione di macchie brune dell'epidermide di origine melaninica eh, sia che siano circoscritte o che siano diffuse contiene dei filtri. Salari UVA e UVB SPF 50 più uh, quindi alta protezione. E, mh, niente, non dice altro. Uh, crema schiarente, basta, non vi so dire altro ed è questa, ve la ribadisco: Tio Spot Ultra. Vediamo come si presenta uh, all'interno. È un tubino così da uh, 30 ml, quindi diciamo un tubo abbastanza di dimensioni classiche come crema da viso. E il suo dépliant è questo qua: dice cambia ottica, vedici chiaro: trattamento specifico per melasma medio-superficiale, lentigo solare, prevenzione delle les lesioni iperpigmentate post-infiammatorie. c'è cioè, in tre eh, formati, diciamo in tre versioni, il Tio Spot Ultra, che è quello che vi ho fatto vedere io, questo qua, il Tio Spot Skin Roller è una lozione alcolica in forma concentrata dotata di pratico applicatore, proprio per andare su delle macchie molto specifiche, eh, di intensa pigmentazione, utilizzare due volte al giorno sulle macchie circoscritte e poi c'è il Tio Spot Intensive, questo qua, che sembra avere lo stesso formato di 30 ml, dice emulsione specificamente formulata per trattare macchie estese o diffusamente localizzate sia sul viso che sul corpo. Ehm, niente, l'altra invece è la, mh, quella che vi ho fatto vedere io, è quella con l'SPF 50 e questa era la linea dei pigmentanti. Poi ho ricevuto anche due prodotti della linea Terproline Terproline Body e Terproline Face, la linea Terproline è una linea che um, dice oleos, uh, Oleosomi Technology, Oleosome Technology. Non so dirvi di più. Um, e dice appunto: migliora le proprietà biomeccaniche della cute, coadiuva e accelera processi riparativi cutanei e ostacola la formazione di tessuto cicatriziale. Eh, quindi eh, dice indicazione di utilizzo dei prodotti posto che ce ne sono varie io ho il face e il body vedete face e body eh, però c'è anche il contorno occhi e labbra il gel di pulizia il gel detergente scusate e poi questo che io non so che cosa sia il Terproline EGF non, non, non c'è meglio specificato pensavo fosse il contorno occhi ma no perché il contorno occhi è questo cosa per cosa starà eh, GF? Non so perché poi è molto, molto piccolino il disegno e non riesco a leggerlo. Comunque dice energica azione elasticizzante, de della linea in genere, è rassodante della pelle viso al corpo. Efficace azione contro le rughe causate da mancanza di elasticità cutanea. In dermatologia è utilizzato come pre o post peeling chimico e fisico. Laser, dermoabrasione, pre previene l'elastosi solare, aumenta la resistenza della cute quando sottoposta a sollecitazioni e sfregamenti, coadiuvante in caso di formazione di lesioni da eh, in chirurgia plastica viene utilizzato come pre-o-post lifting facciale dopo la liposuzione, dopo la blefaroplastica, dopo la mastoplastica, quindi anche per le cicatrici che lasciano questi interventi, perché ripeto, è appunto uh, un. Uh, um, ostacolante alla formazione di tessuto cicatriziale, poi dice migliora l'elasticità della cute alterata da ustioni e coadiuvante in caso di ipertrofia cicatriziale quindi comunque dei prodotti altamente eh, elasticizzanti eh, e io ne ho due ribadisco: allora la crema viso eh, che migliora l'elasticità e il rassodamento della pelle, dice crema viso specificamente formulata per rispondere ai problemi associati al fine di migliorare. Eh, Aspetto estetico della pelle o del viso, della pelle del viso in caso di parità di elasticità e anche quando oh, si necessita di un'azione specifica rigenerante, elasticizzante, raffi, rassodante, indicata per mantenere la tonicità normale della pelle. Ho tradotto dal francese più o meno è questo: e, e sono appunto 50 ml, quindi capirete bene che tipo. Di notte, magari mi metto questa che è il rassodante, di giorno mi metto quella illuminante, poi sotto ci metto il siero. cioè, tipo a settembre, eh, quando farò il primo video, penserete che sono tipo Greta Menchi 20 anni. Eh, vabbè, quindi, questa è la crema che non vedo l'ora di provare c'è tutto il suo foglietto illustrativo dentro, e ovviamente c'è anche Terproline Body, eh, che è questo qua il formato da 125 ml ok ok quindi, ragazze, io vi ho dato il mio parere sicuramente sul siero. Sugli altri prodotti, vi ho dato una panoramica per farvi vedere che cosa ho. Ma ovviamente, come sapete, tutto passa tra le, per le maglie della recensione. Perché eh, proverò, finirò eh, prodotti magari dalle 6 d'orimanie, e Se mi sono piaciuti molto, e comunque saprete quanto mi sono piaciuti, cosa ne penso. Nel prodotti finiti, dove tutti i prodotti finiscono e dove comunque ha un senso veramente. Ehm, sì, ha un senso fare la recensione perché il prodotto l'ho finito e l'ho usato, ma, infatti, infatti, questo ho aspettato di finirlo per potervene parlare. So che molte di voi mi hanno detto: no, ma già avevo preannunciato, però lo volevo proprio finire ad essere convinta di quello che dicevo. Perché sono entusiasta e non volevo esprimere entusiasmo. Adesso, per esempio, non lo sto usando, ho, ho interrotto. Credo che utilizzerò un altro siero e poi inizierò con questo, perché ho nel frattempo ho iniziato un altro siero che voglio finire sempre alla vitamina C e del quale magari vi parlerò per vedere se anche quello se è la vitamina. La vitamina C mi ispirava tantissimo, lo sapete che da un po' di tempo che avevo sta fissa della vitamina C. E basta, ragazzi, credo di essermi dilungata anche troppo. Eh, come al solito spero di essere stata utile quando faccio questi video, l'utilità c'è nel video quindi spero di essere stata utile se qualcuno di voi stava cercando un prodotto di questo tipo. Spero comunque di aver tenuto compagnia a tutte quelle che hanno visto il video, anche quelle che magari non sono interessate a questo tipo di prodotto. Vi mando un bacio e ci vediamo domani perché luglio un video al giorno a luglio non è ancora finito. Ciao!